Signori, buongiorno, grazie per essere venuti qua in rappresentanza delle vostre nazioni. Se siamo qui oggi è perché il problema ormai è assolutamente insormontabile, oserei dire fuori controllo, e serve una soluzione. Per il bene dei nostri figli e dei figli dei nostri figli, dobbiamo stabilire una volta per tutte delle regole per il gioco della tedesca. Il primo punto all'ordine del giorno è: per andare in porta si utilizza la sacra regola dell'ultipendio. Dopo che, come sapete, dopo l'ultimo trattato di Schengen, la mamma sciola è andata fuori prescrizione. Su questo siamo tutti d'accordo, mi sembra. Veramente, la Spagna è l'ultimo che tocca la traversa, va in porta. Silenzio, silenzio, silenzio. Non è pas possible. La traversa è stata annullata dopo i mondiali del 98 per colpa di Gigi Di Biagio. Joder, se siete così scarsi non è che deve rimetterci l'intera comunità mondiale. Ragazzi, ma scarsi, ma mondiale. 31 punti al portiere e 30 a tutti gli altri. Oh, 31 punti, ma che cazzo è una partita a risico? Tutti a 10 il portiere a 11. Che credi? A questo punto introduciamo anche il cassonetto. Ma però siamo all'oratorio! Fuori, per favore! Fuori! Questi fuori. Pensano di giocare a calcio balilla. Fuori! Non potete toccare! Tanto avete i piedi montati al contrario. Parliamo di cosa seria. Quali sono gli ultimi aggiornamenti su Bastard? Sì, nell'ultimo congresso mondiale è stato emanato il decreto legge... Corea Moreno, cito testualmente: il portiere può avvalersi del diritto di bastarda solo ed esclusivamente nel momento in cui il suo punteggio è pari o inferiore ai 5 punti. 5 punti! 5 punti! Con bastarda da subito cresceremo generazione di ramo lì di senza ideale. Da noi, bastarda, inizia a 3 punti. Io comunque avrei ancora un palo d'oro che mi ha prestato Lampard dopo la traversa presa nei mondiali del Sudafrica. E sinceramente mi stavo anche chiedendo quando è che posso utilizzarlo. Ma stai dicendo? Aumentiamo il debito pubblico! A tal proposito abbiamo in videoconferenza il campione del mondo Cristian Zaccardo, che vuole dare il suo contributo, quindi... Nel calcio come nella vita, solo di una cosa sono certo: che nessuno mi ha mai prestato un palo d'oro. Jamais. Non posso accettarlo. Noi abbiamo ancora due pali d'oro dei mondiali contro Trezeguet. Ascolta, siete voi campioni del mondo? Allora, state zitto! Stai zitto! Non c'hai bidet a casa! C'è un punto della situazione. Abbiamo stabilito che i pali d'oro non si possono prestare, ultipenu per chi ve lo porta e soprattutto alto non salva manco per il cazzo. E su questo siamo tutti d'accordo. Solo, posso dire solo più una cosa? Cosa c'è, Israele? Cosa c'è? Io sta cosa che si chiami ancora tedesca non la trovo molto politicamente corretta. Allora, non è conciliare.